forse quello che adombrano gli autori, parlare di questo suicidio, ma loro dicono omicidio, non si può, perché ci sono delle cose che non possono essere dette e che coinvolgono anche personaggi importanti. Io vi passerò anche questo microfono, così vi interromperò meno di quello che faccio con gli altri autori. Come tutte le inchieste, ha l'obiettivo di sgombrare il campo da quelle che sono le imprecisioni, chiacchiere, da quelle che sono 1965, dicembre 1965 e gennaio 1967. Nella prima data vi è un viaggio importante sul quale si concentra gran parte dell'inchiesta, di Tenco in Argentina. Nel 2006 la salma di Tenco è stata riesumata, così come sono stati effettuati degli accertamenti anche per quanto riguarda la pistola ed altri reperti importanti che attengono la scena del crimine. Partire incentrando l'attenzione proprio su queste due date. La prima racconta quelle che sono le motivazioni della morte di Tenco, una morte purtroppo tutt'altro che banale, visti i personaggi politici dell'epoca che sono coinvolti su quella che è la scena del crimine. Se ne sente parlare oggi moltissimo e la scena del crimine, di questo crimine, diventa importante. Perché attraverso l'analisi di quella scena ci sarà la possibilità, secondo noi, in futuro di chiedere la riapertura del caso per omicidio. Ci siamo basati sulle dichiarazioni di un avvocato per cominciare. Questo avvocato si chiama Giovanni Stefano. Faccio la prima domanda: cosa c'entra questo di Stefano con te? Un colloquio privato con il detenuto Mario Moretti, per materiale assassino di Aldo Moro, l'ex privatista, sarebbe venuto a conoscenza di particolari abbastanza strani sul modo in cui sarebbe stato ucciso dai servizi segreti italiani. Ovviamente noi che stavamo già lavorando sul caso di Tenco siamo rimasti abbastanza stupiti da queste dichiarazioni e quindi per quanto abbiamo potuto abbiamo cercato di verificare a fondo questa teoria, queste informazioni. Parla del fatto che Tenco durante quel viaggio non sarebbe potuto espatriare perché nel dicembre 65 era sotto servizio di leva e appunto un militare non poteva assolutamente lasciare lo Stato italiano. Quindi secondo Di Stefano Tenco espatriò solo grazie a una dispensa speciale che allora fu firmata dal Presidente della Repubblica, era Giuseppe Sale. Comunque abbiamo cercato di verificare questa informazione, siamo però stati i primi ad avere il foglio matricolare di Tenco. E, come aveva detto Di Stefano, che tra l'altro non poteva saperlo perché quando c'è consenso un'intervista il foglio matricolare non era ancora pubblico, in questo foglio non c'è alcun accenno al viaggio in Argentina. La scoperta che abbiamo fatto è avvenuta quasi per caso, perché alcuni mesi dopo siamo andati in procura a prendere il fascicolo appunto sull'indagine appena chiusa e tra le varie carte abbiamo trovato una lettera che Tenco aveva scritto alla madre che era malata in ospedale e che poi era finita nel faldone perché in quanto firmata da Luigi era stata utilizzata per la perizia grafica. E la lettera è datata 16 febbraio del 65, quindi quando Tenco aveva appena iniziato, se noi nel libro creiamo un collegamento tra queste licenze di convalescenza che cadono dal cielo e diciamo solo che i collegamenti con questo viaggio si sentiranno poi per è assolutamente importante ricordare che quando poi Tenco morì, quella notte di gennaio, il commissario che fece le indagini si chiamava Arrigo Molinari ed oltre ad essere un commissario di polizia era anche un responsabile di Gladio, per il settore nord-ovest di Gladio. Secondo noi le ragioni che riguardano la morte di Tenco affondano nella politica, ma detta così sembra banale. In realtà c'è molto da leggere, noi abbiamo preferito nel corso di questa breve presentazione, di restare sul generale, cioè queste sono soltanto le premesse a quella che è l'inchiesta, perché vi è una documentazione, il foglio matricolare fra l'altro, che apre un mondo per le indagini, anche una vista ben precisa. Nell'estate del 66, quell'estate diventa per Tenco un momento, un punto di passaggio fondamentale. Non solo vi è questo golpe e si scoprirà perché è importante, ma soprattutto vi è la conoscenza per Tenco di Dalida.
fra l'altro questa inchiesta svela la presenza di altri due personaggi importanti, uno legato a Dalida, ma qui abbiamo è stato necessario utilizzarlo, che non è stato possibile svelarne il nome, fra l'altro ancora vivo, ed è questa la motivazione, personaggio vicino a Dalida e che avrebbe avuto un ruolo centrale all'interno della vicenda. Ma soprattutto scopriamo la presenza di altre storie d'amore legate al personaggio. Non è per amor di gossip che queste storie d'amore diventano fondamentali. Lo diventano perché vi è un giro di amicizie, di relazioni che poi legheranno le motivazioni della morte con quanto avvenuto effettivamente la notte della morte di te. Nel mese di dicembre, quindi pochi mesi dopo, la procura di Sanremo decide di riaprire le indagini, ufficialmente sono riaperte perché c'è bisogno di espletare tutti quegli accertamenti che nel corso di quella notte, dei giorni successivi alla morte di Tenco, non che cosa si espletati. Si chiede alla famiglia di riesumare il corpo, avviene la riesumazione e già qui la prima sorpresa, perché il cadavere di Tenco non è un mucchio di ossa tecnicamente indicato come corificato, nella pratica, per rendere l'idea, è praticamente quasi intatto. Si avrà modo di scoprire quanto è angosciante questa vicenda sotto tanti aspetti, e quindi tornano in mente le parole in merito alle motivazioni di questo omicidio, di quello che noi riteniamo essere un omicidio. Perché insabbiare così tanto? Perché non solo nel 1967, ma anche nel 2006? La polizia ha i mezzi nel 2006 per effettuare degli accertamenti che siano seri, esaustivi? Probabilmente perché? Perché gli accertamenti balistici svelano qualcosa di fondamentale, svelano l'utilizzo di un silenziatore, possiamo dire, dall'incrocio che si ha tra questi accertamenti balistici con gli accertamenti medico-legali. Il fatto che Tenco sia stato, per uccidere Tenco sia stato utilizzato un silenziatore, ci dà tante informazioni. La prima è la premeditazione, ma grazie a quanto abbiamo scoperto dalla lettura degli accertamenti si scopre dell'altro. Si scopre ad esempio che il famoso biglietto, che non era neanche nella stanza di Tenco al momento della storia della dichiarazione, ma soprattutto noi sosteniamo che l'abbia scritta assieme a qualcun altro quel biglietto, e spronato da qualcun altro, e molti dettagli fra l'altro sono scritti, come dire, fra le righe, perché siamo ancora in una fase nella quale è necessario cercare innanzitutto di fissare il primo passo fondamentale, è quello di giungere alla decretare all'apertura di questo fascicolo per omicidio in danno di Luigi Tenco, per ora ancora a carico di noi. Secondo me ce n'è bisogno di questa inchiesta, perché sono davvero tante le chiacchiere, le opinioni fondate sul nulla di cui si parla in giro e che riguardano questo personaggio importante, ma che trascina con sé qualcosa di ancora più importante. In un periodo in cui l'Italia si interroga sul proprio passato, ecco, questo è uno dei tanti puzzle che attengono questo passato importante.